Buongiorno, oggi mi trovo a Biasca e vi voglio fare vedere questo bellissimo appartamento di 5 locali. Siamo proprio nel centro di Biasca. Questa è l'entrata. Subito sulla mia sinistra abbiamo una grande camera, molto luminosa e molto spaziosa. Camera matrimoniale con terrazzo. Vi porto subito fuori e vi faccio vedere che siamo subito nel centro di Biasca. Rientriamo. L'appartamento è stato di recente ristrutturato. Ha tripli vetri, quindi non preoccupatevi perché anche se siamo nel centro di Biasca, rumore non se ne sente assolutamente. E abbiamo il bagno subito in camera, bagno con doccia. Il bagno è veramente spazioso, con finestra. Ritorniamo in corridoio. Questa è l'entrata e subito alla mia destra accediamo nella sala da pranzo. Molto spaziosa anche questa. E poi alla cucina. La particolarità di questo appartamento è proprio che ha la sala da pranzo con cucina abitabile, quindi volendo qui ci sta un bellissimo tavolo. La cucina ha la lavastoviglie, il forno, vetroceramica e frigorifero con congelatore a 3 cassetti. Bene, qua potete vedere quanto spazio c'è dall'altra parte, quindi un bel tavolo sicuramente ci sta. Questa è la sala da pranzo vista dalla cucina. Continuiamo, ritorniamo in corridoio e da qua accediamo a quelle che sono le due altre stanze. Allora, ufficialmente sono due stanze e l'altra è una stanza ripostiglio. Vi faccio vedere subito perché: stanza ripostiglio, stanza gioco oppure stanza studio, per la sua forma. Quindi qui ci starebbe benissimo un ufficio, una stanza studio, una stanza gioco, e anche questa ha il balconcino che dà sempre sul centro di Biasca. Questo appartamento non dispone di parcheggi propri, ma c'è la possibilità di affittare dei parcheggi comunali subito qui sotto a 60 franchi al mese, oppure qua accanto alla Raiffeisen si può affittare il parcheggio interno a 100 franchi mensili. E ora da questa parte accediamo a quella che è l'altra stanza singola, anche questa con una bella finestra. Quindi, ricapitolando, sono due stanze e una stanza studio e adesso vi porto a far vedere il salotto. Qua abbiamo anche un grande spazio, lo chiamerei un atrio, dove poter mettere un grande armadio. Di qua abbiamo il bagno, quindi il bagno con vasca, WC molto spazioso, c'è la finestra e lavatrice e asciugatrice. E di qui abbiamo il grande salotto. Sempre la vista di questo appartamento è sul verde, sulla chiesa e sulla città di Biasca, e questa è la sala. Bene, io vi invito a venire a vedere questo bellissimo appartamento dal vivo, quindi ripeto che è stato recentemente ristrutturato, siamo nel centro di Biasca. Per oggi è tutto, io vi saluto, ti affitto!